Bentrovati ragazzi da Manuel, questo è canale Forza Lazio. Partiamo con la nostra intro. Bentrovati a tutti voi di nuovo, vi mando un caro abbraccio in questo video delle 15 che andrà in onda alle 15, mentre io registro il video alle 7 del mattino di questo lunedì 16 ottobre del 2023. Non faccio mai un uso personale di questo canale, stavolta voglio fare un'eccezione perché oggi mia figlia Noemi compie 20 anni, quindi tanti auguri alla mia principessa. Ragazzi, vi ricordo che in descrizione a questo video trovate tutte quelle che sono le informazioni riguardanti canale Forza Lazio. Voglio anche ringraziare il nostro sponsor storico, ristorante La Palazzina, e infine, prima di cominciare, vorrei ricordarvi che nella giornata di ieri ho provveduto ad aggiornare la home page del nostro canale YouTube, cercando di sistemare, di rinfrescare, ogni tanto c'è questa necessità di farlo, di rinfrescare la home page, sistemando le playlist, i video e tutto quello di cui credevo ci fosse bisogno. Quindi se volete andare a dare un'occhiatina al canale, lo potete fare. Inoltre, sul nostro blog canaleforzalazio.com, che vi invito a visitare, in basso a destra, questo è riferito chiaramente ai nuovi, ho messo il pulsante di iscrizione diretta al nostro canale di YouTube, in modo che andiamo un pochino a compattare e a organizzare tutta la situazione. Andiamo un attimino adesso a farci una bella chiacchierata, partendo dal presupposto che ieri ci siamo visti in diretta alle 18, in questa rubrica di domanda e risposta, siamo stati insieme un'oretta, abbiamo parlato del più e del meno, e vi ricordo che questo canale in pubblicazione fa 4 video, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18, tutti i giorni, inesorabilmente ormai da mesi, quindi questo è il nostro, è la nostra quotidianità, la nostra community, che viene quindi alimentata tutti i giorni da questi video e si rafforza sempre più. Sapete quanto io ci tenga al senso di comunità, indipendentemente dalla fede calcistica ed altro, ci tengo davvero davvero tanto. Allora, dalla live di ieri di domanda e risposta è venuto fuori un paio di spunti di cui parlare, quindi andrò a chiudere questo lunedì con 2 video all'interno dei quali parlerò di 2 calciatori, uno che sta alla Lazio ed è il video quello di cui stiamo parlando adesso, ed uno che, stando a leggere, ad ascoltare un po' di fonti, potrebbe venire alla Lazio. Ma dedichiamo adesso questo video a chi è alla Lazio e che speriamo, ci auguriamo, possa restare. Sto parlando chiaramente di Mattia Zaccagni, quel Mattia Zaccagni che chi mi segue da 3 anni, quando arrivò alla Lazio, tanta gente che si spacciava per conoscitrice del calciatore e delle sue caratteristiche diceva: Manuel, ma che stai a dire, è un acquisto sbagliato, è meglio che viene Kostic, perché Zaccagni poi non ha mai giocato in quel ruolo, non è adattabile in quel ruolo, bla 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 bla. Io replicavo dicendo: ragazzi, dal mio modesto punto di vista, secondo me vi state sbagliando, perché Zaccagni è vero, è partito dal ruolo di mezzala, ma è altrettanto vero che Zaccagni può giocare benissimo in quel ruolo, perché nel Verona lo ha fatto moltissime volte. Detto fatto, Zaccagni oggi, e questa è anche una delle fortune di avere un certo Maurizio Sarri in panchina, Zaccagni oggi è sicuramente, indiscutibilmente, tra i più forti esterni d'attacco del campionato di Serie A e forse il più forte esterno d'attacco italiano tuttora in circolazione, tant'è che la nazionale ha tentato fino all'ultimo, in vista del difficilissimo match contro l'Inghilterra, di avere Zaccagni a disposizione, poi purtroppo ha appurato dopo dei controlli, avendolo fatto venire a Coverciano
seppur qualche giorno dopo ha appurato che non è assolutamente in grado di giocare una partita e lo ha rimandato a, a Formello, e questo ha pure certificato la buona fede dei medici della Lazio. Il rinnovo di Zaccagni sotto molti aspetti viene visto da tanti come un fardello che l'Odito si sta portando avanti da un po' di tempo. Io l'ho detto, alla società imputo il fatto che se fosse stata maggiormente strutturata avrebbe potuto pensare ai rinnovi di contratto anche, anche praticamente avrebbe potuto pensare ai rinnovi di contratto anche scusate perché ho fatto una manovra un po' azzardata, mai più, porca miseria. Una manovra, stavo dicendo, avrebbe potuto pensare al contratto anche l'estate, che è il momento migliore per discutere un contratto, no? Invece, siccome è una società troppo verticale, troppo snella, tutti impegnati nel calciomercato, i rinnovi sono stati rimandati. Vi ricordate cosa è successo con Luis Alberto a Formella, ad Auronzo? Vabbè, è inutile stare adesso a rinfrescare le cose. Finito il calciomercato, chiaramente i procuratori dei giocatori che stanno in fase di scadenza di contratto, oppure mettiamola così, in odor di rinnovo, si aspettavano una chiamata della Lazio. Chiamata della Lazio che ha stentato ad arrivare, ma non per mancato interesse della Lazio nel rinnovare questi contratti, ma stiamo sempre alle solite, perché abbiamo un presidente che è impegnato in 250.000 cose. Questa è una cosa che l'Odito si deve mettere in testa, va risolta. Allora, qualche settimana fa, in maniera secondo me anche esagerata, uscì allo scoperto il procuratore di Zaccagni, forzando la mano, dicendo che stava aspettando la Lazio da diverso tempo e che a questo punto non era più una priorità e che non si sarebbe più fatta viva, e qualora un giorno la Lazio avesse bussato alla sua porta per discutere del rinnovo di Zaccagni, forse sarebbe potuto essere tardi. Allora il discorso è proprio qui, è proprio qui. All'epoca, cosa vi ho detto all'epoca di questa uscita infelice del procuratore? Ragazzi, stiamo buoni, non credete alle parole, perché già c'erano i disfattisti pronti a dire: ecco, Zaccagni non rinnova più con la Lazio, se ne va, 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 va. Ma di che? Sono strategie che si usano per accendere una trattativa. Ci può stare, ragazzi, fa parte del... Il procuratore sta facendo il suo lavoro, come vi ho detto a suo tempo, lo dico anche oggi. Ma la differenza qual è? Che poi nel corso delle settimane, occhio a leggere tra le parole, dico sempre, dopo un po', l'altra settimana, è una cosa dell'altra, della settimana passata, il procuratore di Zaccagni ha calmato le acque, dicendo, cercando un pochino di rientrare nei toni, venendo incontro alla Lazio, cercando di insomma rasserenare l'ambiente. Secondo voi cosa vuol dire questo? È la domanda che vi pongo. Io do una mia interpretazione a questa cosa qui, ossia che c'è stato il contatto e che la trattativa per il rinnovo di Zaccagni è partita. Ora teniamo conto di una cosa, ragazzi. Zaccagni ha 28 anni, deve discutere forse il suo ultimo rinnovo di contratto di quelli importanti, quindi è chiaro che Zaccagni è davanti a un bivio. Sicuramente ci sono squadre forti che si sono avvicinate al calciatore, non poteva essere altrimenti, ma Zaccagni, da ciò che mi risulta, la sua priorità si chiama SS Lazio. Questo cosa vuol dire? Che la Lazio, se si mette al tavolo e fa un contratto giusto per Zaccagni, problemi non ce ne sono. Qual è il contratto giusto per Zaccagni? Ragazzi, teniamo conto che la Lazio ha a budget stipendi uno stipendio grosso da poter dare, ok? Quindi secondo me la cifra sulla quale si può trattare è 3 oppure 3,5 più bonus, e da quello che mi è stato riferito si sta discutendo su questo. Zaccagni, in conclusione, non è lontanissimo dalla Lazio, anzi mi sento di dire che si sta lavorando alacremente per il suo rinnovo e che secondo me magari anche prima di Natale potrebbero, secondo me anche prima di Natale potrebbero arrivare delle novità in merito. Ciao.